l'Europe, là, si rende conto che non si possa prendere tutti i fari. Tutte queste ONG li porta tutti qui. Secondo me è incomprensibile, no, non abbiamo fatto bene. Una cosa disumana. Quando ero bambino io, che i nostri genitori, i nostri nonni andavano a lavorare in Germania, in Belgio nelle miniere, in Venezuela andavano in America, quando andavano là li trattavano, cioè, per esempio in America li lasciavano in quarantena sulla nave. Noi ci dimentichiamo queste cose qui, non si doveva ripetere una roba del genere. Secondo me ci voleva un segnale forte, perché con un segnale forte così può darsi che ne partano molti meno dalla Libia, dai paesi che sono messi come sono messi. Io lo trovo giusto che li chiudono, che non vengono più. Secondo me è giusto accogliere i bambini, gli adulti, se poi garantiamo a loro un lavoro, che non stiano qui a non far niente. Ma com'è che gli altri non li vogliono nessuno? Li mettono tutti in Italia, ma sono i messi. Me ha avuto il barcone, sei sfugatore. Bene non gli fa, di sicuro. Sì, perché a volte disturbano i turisti, chiedono i soldi, sì. No, siamo dannosi loro, noi per loro. Io ho notato, andando a Lampedusa, i turisti convivevano con gli emigranti tranquillamente. Non vedo per quale motivo dobbiamo avere paura di questa gente qui. Io dove abito io, ci sono 18 ragazzi che quando sono arrivati la gente è spaventatissima. Hanno fatto una festa, sono venuti a casa per casa a dirci che facevano una festa, li vedo andare in giro educati, puliti bene, sorridenti, non rompono le scatole, non rubano. Per non farli rubare bisogna che dargli da mangiare questa gente qui. Secondo me non hanno problemi, il problema è che vedi tutti i ragazzi di colore che fanno dei drappelli, vanno su e giù e non è un gran bel vedere. Invece di impiegarli a fare qualche cosa, dico pulizie, dato che mangiano dovrebbero venire a guadagnarsi la pagnotta. Dipende dal loro comportamento, come si comportano. Sì, perché la zona dove è l'hotel non è una gran zona, a livello bellezza non è proprio un granché. Più se ci vogliamo mettere in mezzo questo hotel che accoglie i migranti, che se tu ci passi davanti li vedi che non fanno niente tutto il giorno effettivamente, c'è solo di fuori che giocano a biliardino. Io da turista non andrei mai in una zona del genere.